È stato evocato di tutto, il senatore Paragone, addirittura il diavolo ha evocato in quest'Aula, dicendo, non so, Capitan America, ha parlato di tutto ma non del contesto, non del merito, ovvero che la storia e le posizioni che qui stanno ben rappresentate sono diverse. Diceva bene Renzi, noi non siamo come voi rispetto a queste questioni, lo abbiamo sempre dimostrato, per cui queste mozioni vanno lette esattamente al contrario di quello che viene detto. La sfiducia non è per quello che è stato fatto sullo spazzacorrotti, per aver impedito la violenza e messo sanzioni molto, molto pesanti per la violenza sulle donne, il DASPO a vita per i corrotti, per la pubblica amministrazione, vanno lette proprio perché abbiamo fatto queste cose, e chi lo dice è chi nella storia di questo paese le ha agevolate dal punto di vista normativo e non ha fatto nulla per tenere freno. Mi fa piacere che si parli della trattativa, ma credo che sia poco accorto parlare della trattativa, perché a me il termine trattativa mi fa ricordare la trattativa Stato-mafia che è avvenuta durante i governi di Lega e Forza Italia. Questi sono i governi, quando si voleva abolire il 41 bis, il 416, l'ergastolo, i pentiti, le intercettazioni, questo avviene. E guardate, queste sono sentenze, lei senatrice buongiorno è un avvocato come me, lo sa benissimo nella sentenza dell'Utri che cosa c'è scritto, nel fondatore di Forza Italia c'è scritto benissimo che cosa si stava dicendo, e voi avete il coraggio di parlare, di farci la lezione, ma perché? Perché questa vostra ritrovata spirito d'indignazione non la rivolgete rispetto a quello che è accaduto, non ai provvedimenti che vanno in un'unica direzione, perché Di Matteo e Bonafede stanno dalla stessa parte ed è stato detto chiaramente, stanno dalla stessa parte, potranno subentrare delle incomprensioni, ma stanno andando facendo andare avanti il paese nella lotta che li ha contraddistinti. E tutto, è tutto, anche il detrattore più accanito del ministro Bonafede può dire di tutto, ma non che non ci sia stata una lotta alla mafia, il ministro l'ha spiegato punto per punto. E tra l'altro oggi ho anche il piacere di dire che torneranno in carcere, questo smentisce tutte le vostre ricostruzioni, Cataldo, Franco Cataldo, che è stato condannato all'ergastolo per concorso nel sequestro di Giuseppe Di Matteo, come è tornato in carcere Bonura. Questi sono i fatti, non sono chiacchiere, questi sono i fatti, questi sono i decreti che sono stati firmati. Poi tra l'altro si accusa il ministro Bonafede, io non so se qualcuno di voi ha letto dei firmatari veramente queste mozioni. Nella mozione presentata dalla senatrice Bonino si dipinge il ministro come colui che quale ha attuato una manomissione dell'imparzialità della giustizia, Ci troviamo dinanzi a un dittatore, neanche a un ministro della Repubblica, perché solo un dittatore può sospendere questo, e non delle leggi che sono state, ve lo ricordo perché siamo seri, se chi fa queste leggi manomette, come si dice, l'imparzialità della giustizia, il Presidente della Repubblica non le avrebbe promulgate queste leggi. E quindi voi state dicendo anche al Presidente della Repubblica, che ha una funzione importantissima, e state dicendo che è complice in questo ritratto che avete fatto, i principi della civiltà giuridica, colui che sta agevolando la gogna mediatica, lui che è stato messo alla gogna mediatica. Bisogna avere un senso delle cose, anche negli attacchi, bisogna essere appropriati, bisogna essere sul pezzo, non si può andare così in maniera così strumentale, perché per colpire, questo è il secondo punto politico, il governo, perché questa strumentalità va letta solo perché questo è un attacco a tutto il governo che compattamente sta qui e vi risponde con la propria presenza, con l'accoraggio del proprio operato. Si è tentato attraverso, una dimostrazione è questa, che durante la questione della mozione della sfiducia del ministro Bonafede si è parlato dell'economia, della finanza, di tutto quello che si sta facendo, che il governo non ha fatto, che dovrebbe fare. È evidente quello che ci sta dietro, e chi trova uniti in maniera trasversale pezzi di quest'Aula che vorrebbero buttare giù questo governo, ma questo governo butteranno giù i cittadini quando e come diranno, non lo butterete voi giù, è chiaro. E poi le elezioni non si possono sentire, se avete ritrovato questo spirito di legalità e di opportunità, si dice i sospetti, anche le persone più pulite non devono avere l'ombra del sospetto, fate dimettere chi ha avuto una richiesta di arresto dalla commissione antimafia, fate questo gesto, abbiate il coraggio, perché io dico, tra voi ci sarà qualcuno che sente questa questione, che la sa portare avanti, che può dire sì, è bene che si dimettano. Perché io non scendo sul personale, ma questo è un aspetto politico, nella commissione antimafia, è una cosa gravissima, e su questo neanche una parola, perché vi trincerate davanti al garantismo. E ha detto bene la senatrice Unterberger, voi che siete sempre stati fanatismo giudiziario e quant'altro, adesso
ricostruite la vicenda come vi pare dopo aver avversato Di Matteo in tutti i modi, in ogni momento, adesso invece vi avventurate nel definire quello che avrebbe detto al ministro Bonafede. Questo, colleghi, è disonestà intellettuale e politica, e il Paese lo deve sapere. Deve sapere chi sta parlando, deve sapere chi si deve difendere e deve sapere come andrà avanti questa storia. E noi faremo di tutto, Ministro, per darle sostegno, per far sì che le numerose leggi, perché vedete, parleranno le leggi, questo è vero. Tanto quest'Aula farà questa giornata, c'è stato questo dibattito, ma le leggi rimarranno, salvo che qualcuno, come già accaduto, non tenterà di ricancellare come avete fatto col finanziamento dei partiti. E anche la Lega, ha il coraggio di parlare anche la Lega, desse spiegazione sui 49 milioni di euro che i cittadini italiani vogliono sapere. Date delle spiegazioni sull'emendamento Arata, date delle spiegazioni a come avete condotto questi governi con Forza Italia, quando avete abolito e cercato di abolire tutte le leggi che cercavano disperatamente i magistrati antimafia di portare avanti. Avete fatto un bel connubio, una grande alleanza, su questo però non dite una parola. Senatore Salvini, lei non dice nulla su questo. Questa è la realtà. La realtà è solo unica, che il ministro Bonafede ha il diritto, se non altro, di essere rispettato. E queste illazioni non fanno solo male a un ministro, fanno male a un paese, a tutti coloro i quali si vedono rappresentati in questo governo. Grazie. Ha chiesto di parlare. Ha chiesto di parlare in dissenso dal gruppo.